dopo l'audizione di Ghizzoni in commissione d'inchiesta sulle banche, ne ho una, È chiarissimo che la Seconda Repubblica è game over. In questo momento stiamo assistendo agli ultimi, passaggi di una Repubblica che è al tramonto. L'audizione di Ghizzoni ci dimostra che il governo Renzi, che doveva essere il governo dei rottamatori, è stato un governo che ha visto Renzi, Boschi e Carrai passare il tempo a salvare una banca di quartiere sol perché era la banca della famiglia di uno dei ministri. Questa era gente che doveva andare ai tavoli europei a contrattare le grandi condizioni favorevoli per le imprese italiane, le grandi condizioni per ottenere più credito alle imprese, doveva contrattare condizioni migliori per la nostra economia, ha passato il tempo a salvare la banca del padre Laboschi. Questo è vergognoso, ma non possiamo pensare che sia addebitabile ad una sola parte politica. Ricordiamoci che la mozione di sfiducia a Mariana Laboschi non fu votata dal centrodestra nel 2015. Era questo periodo qui del 2015 quando presentammo la mozione a Mariana Laboschi. Sono coinvolti tutti. In questo scandalo esce fuori il nome di Verdini, di Berlusconi. Bancopoli è uno scandalo che coinvolge sia il centrodestra che il centrosinistra. È per questo che dico ai cittadini italiani: ribellatevi e non votateli mai più, perché quello che abbiamo assistito sul caso banche è un fatto non solo scandaloso, ma che ci dimostra che i vecchi partiti sono tutt'uno. E non è un caso che a capo della commissione d'inchiesta ci siano Casini e Brunetta, cioè ci sono i garanti di un sistema. La classe politica della Seconda Repubblica, quella che in questi anni ha detto di voler cambiare il paese e ha tradito gli italiani, dovrebbe andare a casa. Il primo passo lo deve fare Mariana Boschi. Mariana Boschi però si porti con lei tutta la classe politica della Seconda Repubblica, quella che sulle banche ha lucrato, quella che con le banche ha fatto affari, quella che ha fatto diventare le banche dei partiti e che ha mandato sul lastrico centinaia di migliaia di italiani risparmiatori. Onorevole, ultima domanda. Vai a appoggiare un governo 5 Stelle, un governo stellato? Beh, questa di Salvini è una buona notizia, perché così vi metterete l'anima in pace sulla possibilità di